non solo le opposizioni politiche, le forze sociali, personalità della cultura costituzionale della Repubblica. È una giornata importante, due quesiti per smantellare lo spacca Italia, una controriforma che avrà due effetti. Primo, allargare le diseguaglianze già insopportabili che opprimono il Paese. Ci sono persone che in questo Paese hanno addirittura un'aspettativa di vita diversa, campano qualche anno in meno solo perché sono nate in un luogo diverso da quello di qualcun altro più fortunato di loro. E poi frantuma la Repubblica in 20-21 piccoli staterelli, del tutto incapaci di affrontare le grandi questioni del nostro tempo. Questa autonomia differenziata è anche un problema per il sistema produttivo del nostro Paese. Avere 20 regioni che legiferano in maniera diversa sull'energia è un problema molto serio che rischia in maniera molto netta di diminuire la capacità di competizione del nostro sistema economico. Di questo non si è reso conto né Salvini e né la Meloni, però se ne stanno rendendo conto le organizzazioni produttive. Avere 20 regioni che legiferano in maniera diversa sull'ambiente è un altro problema nel momento in cui la sfida climatica necessita di una sfida globale. È una battaglia per dare un messaggio potente al governo Meloni, che sta cercando con questa riforma di spaccare in due il Paese. Verranno penalizzati i diritti essenziali dei cittadini, come quello alla salute o all'istruzione, ma verranno danneggiati anche gli interessi economici di crescita delle nostre imprese. Questo vale al Sud come al Nord. Aumenterà la burocrazia in un Paese che già è soffocato dalla burocrazia. È una riforma che ormai è superata da 30 anni, visto anche che grandi partite si giocano a livello europeo e noi non possiamo farci più piccoli in un mondo invece che richiede di unire le forze e le energie. Si vuole fare il federalismo coi soldi dello Stato centrale e senza avere alcuna cura di fatto, al di là delle parole, per colmare i divari enormi che ci sono nel nostro Paese. Questa autonomia così fatta peggiorerà le condizioni di vita, le condizioni dei servizi che ricevono milioni di italiani. E poi c'è un aspetto, chiamare i cittadini alla partecipazione. Il Presidente Mattarella, con un discorso alto, ha parlato della partecipazione, che è diversa dal parteggiare. Partecipare attraverso gli strumenti previsti, quello del referendum, e chiediamo alla Presidente del Consiglio Meloni di consentire di firmare gratuitamente con la firma digitale.